Allora, amici del tubo, dunque, mi sa che non ci siamo sbagliati, perché ho trovato questo articolo che conferma quello che io sto dicendo. Veramente ne ho trovato più di uno che parlano di questa cosa qui. Adesso leggiamo un po' di questo. Scritto da questo Mister Totalitarismo. Dunque, ho trovato questo blog che si chiama Totalitarismo Blog. Allora, di cosa si parla? Si parla di femministe, le quali apparentemente vogliono essere dominanti in coppia, vogliono l'uomo zerbino. Vogliono l'uomo zerbino che lo scendiletto, no? Praticamente quello che non può neanche fiatare, quello che non conta niente, che è un cretino, eccetera, eccetera. Quindi loro apparentemente cercano quest'uomo qui perché l'altra tipologia è mascolinità tossica, no? Abbiamo imparato a capire che gli uomini dotati di un minimo di virilità, di mascolinità sono. Diciamo, sono percepiti come maschi tossici, ok? Quindi, apparentemente, le femministe, le donne moderne, strong women, che non hanno bisogno di nessuno, eccetera, eccetera, apparentemente loro cercano i femministi, quelli col pantalone rosa che vanno alle manifestazioni, arcobaleno, eccetera, eccetera, però poi, come io ho sempre sospettato, questa è un'apparenza. È un'apparenza perché comunque tutta questa loro, questo loro essere uome, in realtà è una forzatura, è una recita, perché poi dentro di sé queste qui hanno una natura femminile che scalpita, che tira calci. E infatti, se voi ci fate caso, dopo qualche tempo, le femministe che stanno in coppie, diciamo, capovolte, con la polarità capovolta, cominciano a sbraitare e a dire: non esiste più l'uomo di una volta, gli uomini sono tutti idioti, non sono capaci di fare niente, sono degli zerbini, sono dei cretini, eccetera, eccetera. Dal canto loro, gli uomini che stanno in queste relazioni capovolte, anche loro iniziano a tirare calci perché ovviamente cominciano anche lì, no? Che cosa succede? Che la loro vera natura, la loro mascolinità vuole venire fuori, vuole, diciamo, prendere il sopravvento e quindi loro cominciano a ricercare una donna femminile perché vogliono riappropriarsi del proprio ruolo maschile, ok? Quindi generalmente poi cosa succede? Che lei va alla ricerca dell'uomo alfa, come si suol dire, diciamo, chiamiamolo alfa per identificare l'uomo, non lo spaccone criminale, ok? Dobbiamo sempre dire questa cosa, l'uomo alfa non è lo spaccone criminale, è un uomo, diciamo, mascolino, dominante, che sta nella propria energia maschile, ok? Quindi lui, lei cerca l'uomo alfa e lui va a cercare una donna femminile, ok? Generalmente è così, anche se non lo ammetteranno mai. Loro perché non lo ammettono? Per una questione ideologica. Perché semplicemente loro, poiché vogliono passare per le donne che non hanno bisogno di niente di nessuno, che portano loro avanti tutto, che non sicuramente non hanno. Io quando ho interagito con qualcuna di queste qua, subito mi sono sentita dire: ma noi mica abbiamo bisogno di qualcuno, invece non hanno bisogno, come? Io vi assicuro che è così. Sia per un bisogno, diciamo, emotivo, sia per tante altre cose, poi spesso e volentieri, perché poi da sole non ce la fanno a portare avanti tutto, questo è il discorso. Allora, quindi, loro per una questione ideologica, poiché non vogliono apparire, tra virgolette, deboli, non vogliono apparire, diciamo, bisognose, diciamo così, poiché vogliono apparire strong women, eccetera, eccetera, loro ovviamente andranno sempre a dire: noi non abbiamo bisogno di nessuno. Però se andate poi a scavare, se andate a vedere bene, queste qui piangono pure la notte perché vorrebbero avere vicino un uomo chiaramente, diciamo, forte, un uomo come si deve.
Anche perché io ho sempre detto questa cosa e la ripeterò fino alla morte. Noi donne, essendo ipergamiche, noi avvertiamo l'attrazione verso qualcuno, verso un uomo in questo caso, solamente quando percepiamo che quest'uomo sta più su di noi, ok? Più su in termini di esperienza, anche di età, certe volte, di status, di cose che ha fatto, di cose, insomma, di qualsiasi cosa, dobbiamo percepire questa figura, diciamo, forte, questa figura dominante, ok? Perché se noi non percepiamo questa cosa qui, in noi scatta il senso materno, che è proprio il contrario, no? È proprio l'antitesi, ovviamente, della polarità uomo-donna. Cioè, se io avverto che questo tizio, magari io lo devo proteggere, io comincio ad accudirlo, no? Allora io, in questo caso, in me subentra un senso materno che chiaramente non va bene. Comincio ad avvertire che questo qui lo devo imboccare col cucchiaino, comincio ad avvertire che lui non se la sa cavare. E noi donne, diciamo, l'interesse che noi donne possiamo avere in un uomo è fondamentalmente di tipo ipergamico. Qui dicono marry up, to date up, cioè nel senso sposare o comunque frequentare qualcuno che sta più su, ok? Per l'uomo ovviamente la cosa funziona al contrario, perché l'uomo, poiché diciamo lui invece vuole avvertire. Lui, diciamo, ha, come dire, un uomo quando è coinvolto con una donna tende ad essere protettivo, ad essere anche un po' paterno, e questa cosa funziona molto bene, funziona molto bene, perché l'uomo, comunque, essendo più, diciamo, essendo la figura dominante, dovrebbe essere almeno, dovrebbe essere, la figura dominante, dovrebbe avvertire questa sensazione di protezione verso la donna, ok? Quindi generalmente la polarità è questa. Adesso ci vogliono far credere che questa cosa non sia vera, ma in realtà è vera, come? È molto vera. Tant'è vero che alle donne piacciono, io spero che YouTube non mi faccia problemi, alle donne piacciono gli stronzi, va bene, non diciamo più. Chi non si è mai imbattuto in tale sentenza divenuta proverbiale, che sfortunatamente ora è pure confermata dalla scienza. Allora, questo team di ricercatori bla 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 ha scoperto ultimamente che anche quelle donne che si definiscono femministe preferiscono accoppiarsi con uno STR piuttosto che con un compagno di strada. Allora, il compagno di strada è quello che va alle loro manifestazioni vestito di rosa o arcobaleno, ok? Quello lì con le piume di struzzo, magari il monopattino, non so, che mangia i lombrichi, eccetera, eccetera. L'uomo di Davos, adesso l'uomo di Davos, questo qui. Allora, sono numerosi gli studi a cui possiamo riferirci. Allora, qui fa una serie di studi, cita una certa, un certo elenco, questo qui di Cambridge, va bene, non ci interessa. Allora, dunque, gli effetti dell'attrazione fisica sulle opinioni politiche, questo pure poi ce lo vediamo, è un altro articolo, il quale ha incontrato una discreta fortuna nella stampa americana per aver attestato la maggiore avvenenza del bel maschione conservatore rispetto all'effeminato progressista, finalmente. Allora, ma se voi ci fate caso, l'uomo, diciamo, conservatore, come lo vogliamo chiamare, l'uomo... Sì, ormai c'è una distinzione politica, pratica, cioè c'è una distinzione politica fra questi due, perché quello progressista è quello lì femminista, quindi ha la polarità invertita, no? Perché comunque i progressisti non accettano la distinzione uomo-donna, la polarità, i ruoli di genere, non accettano queste cose qui, no? Ci vengono a dire che questi sono costrutti sociali, sono balle in cui crediamo noi medievali, oscurantisti, conservatori, eccetera, eccetera, ma invece questa è proprio la natura umana, cioè il maschile e il femminile è quello che praticamente definisce ognuno di noi. Non è vero che è un qualcosa di, come dire, di non è che un contorno trascurabile, assolutamente no, cioè tutta la persona
è impregnata di maschile o di femminile, se voi ci fate caso, così. Adesso i progressisti, poiché praticamente loro vogliono, come dire, poiché i progressisti ci vogliono raccontare la favoletta dell'arcobaleno, no? Per cui, perché loro chiaramente a cosa vogliono arrivare? Loro vogliono arrivare a dire che siamo interscambiabili, che i bambini possono crescere indistintamente con due uomini, due donne, tre uomini, due donne, un gatto, eccetera, eccetera. Poiché ci vogliono dire che anche praticamente il nostro genere è un qualcosa a cui ci possiamo ribellare, no? Qua c'è sempre una base anche di, come dire, anche di ateismo, però senza arrivare all'ateismo, che adesso non lo tocchiamo, ma in realtà questa è una base molto antiscientifica, se ci fate caso, perché dire che il genere mi è assegnato alla nascita è un ribellarsi praticamente alla natura, perché invece non è che mi viene assegnato, io, cioè il mio essere femmina in questo caso, XX, è un qualcosa che sta in ogni mia cellula, in ogni mia, come dire, in tutto ciò che sono, nel modo in cui penso, nel modo in cui parlo, io sono totalmente impregnata, no? Tutto di me, dice che sono una XX, non è un piccolo dettaglio questo qui, assolutamente no. Per cui, i progressisti invece ci vogliono far credere che queste qui siano cose campate in aria, costrutti sociali, mentre invece questa è biologia, è genetica, da qui non si scappa, ok? Allora, dunque c'è stata quest'altra ricerca. Feminists think sexist men are sexier than woke men, giustamente. Dimostra come un sessismo benevolo, scusa YouTube, risulti attraente indipendentemente dalle idee politiche del soggetto femminile. Quindi anche le più femministe, le più progressiste, le più arcobalenate, eccetera, eccetera, alla fine, poiché dentro di sé sono donne, non c'è niente da fare, la femminilità, queste qua ce l'hanno compresa, ce l'hanno nascosta, tutto quello che volete, ma ce l'hanno in qualche modo. E quindi anche loro chiaramente risentono, come dire, anche loro avvertono, anche loro avvertono questa verità. Esistono, dunque, senza che leggiamo tutto, dunque, sondaggi, donne dell'elite progressista confermano di preferire un maschio dello schieramento opposto, quindi conservatore, fino alle affermazioni delle femministe stesse che oramai proclamano apertamente il proprio desiderio per il macio. Ecco qua, stanno venendo fuori. Allora, dunque, viene segnalato l'articolo del Washington Post: I'm a feminist who is attracted to manly men. Quindi sono femminista, ma sono attratta da uomini mascolini. Del quale mi limito a riportare l'incipit. Ok, dopo allora, qua ci sono delle cose che non posso leggere, se no vengo bloccata, ve le leggete da sola. Comunque, questa qui, che è una scrittrice femminista, sta descrivendo l'incontro con quest'uomo, diciamo, virile, ok, che in realtà si comporta in modo molto, molto dominante, molto, come dire, sì, molto dominante sicuramente. E lei, nonostante stia spendendo la vita a parlare della mascolinità tossica, dell'uomo che deve essere un cagnolino, al guinzaglio, eccetera, eccetera, nonostante ciò, alla fine, che cosa dice? Sono sempre stato attratto dagli uomini dominanti. Ma guarda un po'. Allora, in quanto scrittrice femminista, sono al corrente che questi atteggiamenti che ha descritto prima contraddistinguono l'arroganza maschile e denotano una mancanza di rispetto verso le donne. Anche se comunque apro una parentesi, non è che adesso, ricadiamo sempre negli stessi errori, no? Non è che adesso gli atteggiamenti maschili sono cioè, non è che se uno è mascolino automaticamente e manca di rispetto verso le donne. Questo non è assolutamente, in questo caso qua magari sì,
Però adesso non stiamo sempre a fare la confusione fra il dominante e il maschio tossico, perché neanche è vera questa cosa. Io come esempio riporto sempre quello lì, Edward di Pretty Woman. Quello lì, per esempio, che comunque conosciamo tutti e che è un gentleman assolutamente. Quello lì è alfa, è altamente alfa, però è un gentiluomo, non è sicuramente irrispettoso, non è sicuramente uno spaccone criminale, ok? Allora, quel prototipo lì, per esempio, è un uomo molto dominante, molto alfa, quindi ha un alto status, per esempio, persegue altri obiettivi, è istruito, vive nella legalità, non è che va a sfasciare le vetrine, quindi non è uno spacciatore criminale. Ex detenuto, ok, però è un maschio alfa quello lì è molto dominante, lui sta in un'energia molto maschile quello lì, però è un gentiluomo, ok, quindi bisogna sempre chiarire questa cosa. Allora, dunque, andiamo avanti, tanti esempi li lasciamo. Allora, vabbè, qua poi fa l'accoppiamento femminista-rapper. Vabbè, chi piace il genere non è per forza così. Cioè, voglio dire, non è, ecco, poi ci sono vari tipi di alfa, no? Nel senso che non è che sono tutti uguali, chiaramente. Quindi l'alfa può essere Edward, così come magari per lei, per alcune di loro, sono questi qua. Il poeta non so che specializzato in stupro e sparatori. Ecco, per esempio, alcune donne poi identificano come uomo, come esempi positivi di uomo dominante, lo spacciatore. L'abbiamo visto, no? Negli ultimi fatti di cronaca, per esempio. Molte donne vanno dietro agli spacciatori, molte donne scrivono lettere d'amore ai serial killer che stanno in carcere. Oppure vanno dietro a, non so, quelli che vanno a sfasciare vetrine, a quelli che vanno, non so, a rapinare le banche, cioè quindi che vivono nell'illegalità. Chiaramente ci sono tutte le sfumature, però io volevo arrivare a dire che adesso, indipendentemente da questo, anche perché poi ogni donna proviene da un certo strato sociale, da una certa famiglia, da un certo ambiente, quindi per alcune di loro magari alcune di loro si sentono fiere di magari di stare vicino allo spacciatore, ok? Altre donne invece come me, per esempio, che io non cercherei di non farmi neanche vedere in giro magari con uno così perché mi fa vomitare, quindi dipende, dipende, ok? Allora, quindi al di là però di tutti questi discorsi, quello che che mi preme sottolineare è che alla fine tutti questi delirio femministi sono, come al solito, sono millantati, sono balle, non sono vere queste cose. Quando loro parlano sempre di questo maschio tossico, dicono sempre che il maschio deve essere carino, delicato, deve piangere, deve avere le piume di struzzo. Non è vera questa cosa, cioè loro lo fanno per un'ideologia. Quindi loro, come al solito, così come è ideologico anche il loro sentirsi donne alfa, strong women che non hanno bisogno di nessuno, perché anche quello non è vero, anche quella cosa lì non è vera, perché poi se voi ci andate a parlare in maniera approfondita con queste qui, scoprirete che la verità è proprio tutt'altra, non è vera questa cosa qui. Loro vogliono è come l'uomo dominante, l'uomo virile, l'uomo protettivo, loro vogliono avere la protezione dell'uomo. Non è vera questa cosa che non hanno bisogno, che sono, non ne ho bisogno, facciamo adesso, ma quando mai? E poi fanno disastri perché, adesso dico la mia perla medievale, allora, fanno disastri perché noi donne, essendo comunque più emotive, perché anche una donna molto razionale, molto iperlogica, quello che perché ci sono noi donne, non siamo tutte completamente emotive, molte di noi sono anche abbastanza razionali, ma non saremo mai razionali contro un uomo. Noi tendiamo comunque ad essere molto più dominate dalle emozioni, no?
Basta solo pensare ai cicli ormonali che abbiamo, quindi basta pensare al ruolo biologico che abbiamo, no? Per cui questa cosa di essere più emotive, più empatiche, ovviamente la natura ce l'ha data perché dobbiamo capire dei neonati che non parlano, dobbiamo essere in grado di capire esigenze di persone che non parlano ancora, che non si sanno esprimere, e quindi abbiamo questa tendenza ad essere più emotive, più empatiche. Quindi, essendo noi così, tendiamo spesso a prendere delle decisioni, emotive, decisioni di pancia, tendiamo comunque, anche per esempio in ambito, non so, finanziario, in ambito, non lo so, quando si tratta di soldi, di lavoro, di queste cose qui, noi tendiamo a prendere decisioni di pancia, che il più delle volte sono sbagliate. Quindi io ho visto donne da sole, donne sole, perché o i mariti le hanno lasciate o sono vedove o cose del genere, che hanno dilapidato dei patrimoni veramente consistenti, perché erano da sole, quindi erano sprovvedute, erano, perché anche la donna più strong woman in realtà, quando prende queste decisioni, è una sprovveduta il più delle volte, prende decisioni emotive. E quindi dilapida dei patrimoni, perde proprietà, perde cose che magari le hanno lasciato, no? Quindi lo fa semplicemente perché l'ha fatto semplicemente perché in balia del vento, in balia delle, come dire, come una barca alla deriva, perché non aveva vicino una figura forte in grado di dire: aspetta, stai facendo una cavolata, bisogna fare così. Ok, perché magari in quel momento lei era stressata, era, come dire, noi tendiamo spesso a sentirci, come dire, sopraffatte dalle incombenze, dallo stress, dalla cioè tutto questo stress, questa responsabilità non la reggiamo bene da sole, quindi facciamo cavolate, ok? Facciamo cavolate spesso e volentieri. Quindi, anche la più strong woman che voi volete, in realtà, io sono sempre stata convinta di questa cosa, senza una figura dominante vicino, non se la cava sempre benissimo. Ecco, diciamo che per poter essere politicamente corretti, diciamo così. Ma, quindi sono cose millantate. Ok, sono cose millantate. Allora, adesso, quando molte di queste qua vanno dietro allo spacciatore, al criminale, a queste cose qui, o scrivono le lettere d'amore ai serial killer, loro, in fondo, quello da cui sono attirate è l'alphaness, ok? È quello. Cioè, non è che io sono convinta che queste qua non è che sono attirate da Aurolive che ammazza la gente, ok? È che il suo comportamento criminale, riprovevole sicuramente, suscita in loro, come dire, rimanda in loro un qualcosa di alfa, di dominante, ok? Questo sta succedendo, poiché adesso in questa società schifosa, molto femminilizzata, la mascolinità è ostacolata. Che cosa succede? Che la maggior parte degli uomini, per apparire politicamente corretti, si femminilizza. E quindi certe volte sembra che gli unici mascolini rimasti siano i criminali, perciò loro sono attirati da questi criminali più delle volte, senza poi capire che invece, ripeto, i maschi dominanti, alfa, eccetera, eccetera, non sono solamente i criminali, ma proprio per niente. Io ne conosco parecchi di uomini alfa che non sono assolutamente criminali, che non sono spacconi, che non sono dei ex detenuti e che non bazzicano nella malavita, ma ne conosco come. Tutti questi discorsi sull'uomo di una volta che non esiste più, sull'uomo che è tutto scemo, eccetera, eccetera, normalmente le fanno le femministe. Li fanno le femministe perché loro, essendosi forzate a stare in questo mood mascolino, chiaramente loro attirano sempre uomini di basso valore, uomini femminilizzati, e quindi hanno l'impressione che gli uomini mascolini non esistano più o che comunque siano solo i criminali. Ok?
Se ci fate caso, le donne un po' più traditional, le donne femminili, tutti questi discorsi non li fanno perché gli uomini mascolini li vedono come attorno a sé. Li vedono perché automaticamente questi uomini se li ritrovano intorno senza fare niente. Non è che le donne femminili escono col fucile e vanno a caccia degli uomini maschili, assolutamente no. È un qualcosa di talmente spontaneo, come veramente come la calamita, come il polo positivo e il polo negativo della calamita. È una cosa talmente, come dire, spontanea, che non devono fare niente. Le donne, diciamo, femminili, che non si siano bevute tutta questa propaganda, che le fa mascolinizzare, loro praticamente, si ritrovano attorno agli uomini mascolini senza fare niente. Quindi non hanno questa, come dire, non hanno questa impressione, non hanno questa sensazione degli uomini tutti ormai, non posso dire la parola, femminilizzati, femminilizzati, ok? Non hanno questa sensazione. E poi aggiungo anche un'altra cosa, che una donna femminile, una ragazza, una donna femminile, normalmente è come se il suo stesso atteggiamento, il suo essere femminile, è come se risvegliasse la polarità maschile di un uomo. Quindi automaticamente anche un uomo che può apparire più femminilizzato, quando sta in presenza di queste donne femminili, automaticamente, come dire, è come se la sua mascolinità si svegliasse, no? E infatti ci sono molti uomini che poi fanno gli zerbini con queste qua, però nel momento in cui poi trovano una donna femminile che sappia risvegliare il loro lato mascolino, chiaramente cominciano ad essere provider, cominciano ad essere responsabili, forti, ma non è che si trasformano, è che semplicemente queste donne femminili sono in grado di risvegliare il loro lato mascolino, no? È una cosa automatica, cominciano ad essere protettivi, cominciano, se ci fate caso, è così. Cioè, lo stesso uomo, se voi lo ponete con una di queste strong women, un rammollito che magari sta tutta la giornata sul divano a dormire, ma nel momento in cui quest'uomo riesce ad essere valorizzato da una donna femminile, vedete che questo atteggiamento non ce l'ha più, comincia ad essere un uomo veramente diverso, perché si sente apprezzato, si sente valorizzato e quindi comincia ad essere, a stare nel suo mood mascolino, naturale, perché tutti gli uomini internamente hanno questo istinto, così come tutte le donne hanno internamente questo voler essere vulnerabili, voler essere accoglienti, è un qualcosa di naturale, non sono stereotipi. Gli stereotipi sono quelli che stanno creando adesso, che sono forzati, e infatti non funzionano. Se funzionassero, tutti quanti sarebbero felici e contenti, tutti quanti sarebbero nel loro ruolo naturale, nessuno si ribellerebbe a niente, perché sarebbero tutti appaciati, e invece non è così. Quindi ci sono tanti articoli linkizzati qui dentro, poi magari ce li vediamo, però la cosa è così, quindi ogni tanto qualche verità viene fuori, perché questa cosa è innegabile, ok? La mascolinità e la femminilità non sono stereotipi, non sono cose inventate, ma sono delle caratteristiche che abbiamo, di cui siamo impregnati tutti, anche nei capelli praticamente. Quindi adesso stanno creando tanta confusione, no? Con tutte queste cose di arcobaleno, stanno confondendo i bambini. Ecco, questa cosa dei bambini è molto pericolosa, perché i bambini, loro, riuscendo a confonderli fin dall'asilo, praticamente stanno facendo una cosa molto pericolosa, perché quando il bambino maschio vuole magari istintivamente fare una cosa da maschio, perché anche i bambini maschi fanno cose da maschi, si vogliono rotolare nel fango, vogliono giocare con i fucili, vogliono fare la lotta, queste sono cose sane, che i bambini con le macchinine, non so, tutte quelle cose lì. Allora, queste sono cose sane e naturali, però poiché li stanno fin da bambini, li inibiscono, perché se no sono mascolinità tossica, sono violenti, sono tutte balle queste, non è vero?
Allora, che cosa succede? Che loro subito cominciano ad associare il loro comportamento naturale a qualcosa di sbagliato. E quindi è normale che a 15 anni te li ritrovi con le piume di struzzo e le scarpe col tacco, no? E poi, che cosa succede come conseguenza? Poi, veramente, questa mascolinità compressa a un certo punto deve venire fuori e quindi magari ammazzano, violentano. Perché la mascolinità sana viene repressa e quindi ovviamente a un certo punto prende il sopravvento e fa delle cose poi sbagliate. Questo succede, ma semplicemente perché stiamo inibendo la mascolinità. A meno che non ce l'abbia una donna, ok? Questo stanno facendo. La mascolinità è tossica a meno che non sia messa in pratica da una donna. Allora, solo là va bene, la femminilità pure è una cosa antiquata, a meno che non sia lui a stare con il tutù rosa e a giocare con la Barbie, ok? Io ho visto ultimamente la pubblicità italica, mi è capitato sott'occhio di vedere questa pubblicità italica, proprio ho buttato gli occhi sullo schermo, quello schifo di schermo, e che cosa mi sono ritrovata davanti? La pubblicità con un papà che aveva il tutù rosa, faceva la ballerina, e davanti ai figli, ovviamente, quindi vedete se è normale, cioè nessun uomo fa naturalmente questa cosa, viene indotta questa cosa qui. Quindi stanno convincendo gli uomini ad avere il tutù rosa, però è a lavare i piatti. Non so fare le pubblicità, questa pubblicità non mi ricordo cos'era. Questo cucinava, non so che cavolo faceva. Comunque, quindi se io ho la gonna rosa e cucino, ovviamente sono patriarcale, sono antiquata, sono fascista, tutto il secolo medievale, eccetera, eccetera. Se lo fa l'uomo, però col tutù rosa che cucina e i tacchi, va bene. Quindi avete capito come funziona? Stanno praticamente capovolgendo tutto. Ma la natura poi rimane quella. Infatti, queste qui, con tutto che sono femministe, mascolinizzate, misandriche, eccetera, eccetera, poi gira, 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 vogliono l'uomo mascolino. Non c'è niente da fare. Va bene, va bene.